Buongiorno, bentrovati sul canale di ariacentese.com. Ci trasferiamo a Terre del Reno perché continua l'opera di ristrutturazione sullo storico cavo napoleonico. Si interviene questa volta con un altro lotto di manutenzione sull'opera Reno a Sant'Agostino, che garantisce la sicurezza idraulica di un ampio territorio ferrarese e bolognese. Vediamo. Continua l'opera di ristrutturazione sullo storico cavo napoleonico. Si interviene con un altro lotto di manutenzione sull'opera Reno a Sant'Agostino, che garantisce la sicurezza idraulica di un ampio territorio ferrarese e bolognese. Sono dunque in corso i lavori di manutenzione del complesso idraulico Opera Po, in località Sant'Agostino, nel comune di Terre del Reno, in provincia di Ferrara. Parliamo di un altro intervento straordinario, di una lunga serie resosi necessario per mantenere la struttura ad un livello di efficienza tale a garantire la massima operatività e funzionalità. Il manufatto interessato dai lavori di manutenzione straordinaria è lo sbarramento sul fiume Reno. Verranno rimesse a nuovo le spalle, le pile in alveo e l'impalcato del ponte stradale appoggiato al manufatto idraulico. Questo permetterà di ottenere un beneficio non soltanto in termini di sicurezza idraulica, ma anche di sicurezza della viabilità pubblica. I lavori consistono principalmente nel ripristino dei calcestruzzi e dei ferri d'armatura dello storico manufatto ferrarese, che presentano estesi fenomeni di degrado superficiale provocati dagli effetti del tempo. Questo lotto di interventi, per un importo di 398.000 euro, rientra in un più ampio progetto esecutivo che comprende anche altri due momenti di lavorazione complementari, per un investimento complessivo di 863.000 euro, progettati dall'Art di Parma per conto dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Ufficio territoriale di Bologna, che detiene tuttavia la direzione lavori. Nel tratto mediano del Reno, sugli argini del cavo napoleonico e sull'opera Po, si è intervenuti in due occasioni, nel 2020 e nel 2021, per un costo complessivo di 900.000 euro. A febbraio del 2021 si sono completati 5 interventi urgenti per il ripristino della funzionalità elettromeccanica ed idraulica dell'opera Po, la ripresa delle opere murarie danneggiate nell'ultimo tratto del cavo, compreso l'impianto di scarico del canale emissario del Burana, la manutenzione arborea e la ripresa di alcune sponde collassate all'interno dell'alveo del Reno. In varie occasioni, le più recenti nel 2020, i tecnici dell'Agenzia regionale si sono attivati con lavori di somma urgenza per sistemare alcuni argini danneggiati dagli animali fossori e per ripristinare il sistema di scarico logorato dalle prolungate operazioni. Alla fine del 2021 un altro intervento da 450.000 euro è servito per accrescere la funzionalità idraulica delle arginature e dell'alveo. In sintesi, si è realizzato un importante intervento di manutenzione e controllo della vegetazione sviluppatasi negli ultimi anni, eseguito al di fuori del periodo di nidificazione.
Con questo è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, seguiteci sempre attraverso tutti i nostri canali, anche il canale YouTube, e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati. Grazie ancora, un buon fine settimana.